ancora. Allora, questo qui, questo oggetto qui, questo strumentopolo, ci ha svoltato la giornata. Nel canale di Yak vedrete il perché. Signori, la testa batte il muscolo. Che emozioni. È stata una delle cose più epiche che io abbia mai visto in tutta la mia vita. Adesso possiamo andare a goderci appieno questa giornata di sci. L'ultima cortina. Let's go. Whee! Comunque penso che sei stato messo molto peggio con le gambe. Invece non ho neanche nessun dolore. Dovrò aspettare i 30 anni forse. Che benessere. Yeah, guarda che giornatina che si becca. Chiusura proprio in bellezza. Dopo questa vacanza mi mancherà veramente un botto sciare. Sì, ti ho scritto email. Siamo scherzando, che era massimo. E niente, ora si gode. Prendiamo le nostre armature. Una volta si mettevano gli scarponi sulla neve, qui partono i sassi. Sci sul breccino, nuovo sport. Guardate, adesso ricavo la stanza. Tieni. Mano sulla macchina che si riga. Chi credi? Saporo. Fedeli compagni di cadute. Le scale, il peggior nemico degli scarponi da sci. Che tragedia ogni volta. Di nuovo nel bianco. E si va. Stamattina fremevo di stare sugli sci. Oggi fa veramente un caldo atroce. Gli altri ragazzi mi hanno brutalmente abbandonato. Sono da solo in seggiovia. Comunque non so se ci sia qualcosa di più soddisfacente di sciare la mattina con le piste appena fatte. Con la neve tutta bella solida. È molto triste il fatto che questa qui sarà l'ultima sciata dell'anno. Sempre se non andiamo a Dubai. Però alla fine ciò che rende veramente unico questo sport è questo panorama, cioè. Veramente impagabile. Quanto siamo carichi da una Tesla? Cioccolato. No. Parla da solo allora. Con una giornata del genere come puoi non essere felice? Comunque non so perché ma nell'aria aleggia un odore di ketchup assurdo. Forse è la neve artificiale che sparano la notte. Nuovo giro, nuova corsa. Si va su, ci si butta la pistina blu così per prenderci la mano e poi si va su con le serie. Vedi? Palestrati. My protein, ti fa fare questo? Adesso si prende un nuovo via e prende il comprensorio dei 5 torri. Ah, l'autobus dell'aria. Wow. Ecco da dove viene la neve che è sulle piste adesso. Che sogno queste pistone mega larghe. Ci ho toccato le cocaine. Piste da sci. Che sogno queste piste. Questa qui è esattamente la seggiovia che abbiamo preso ieri sera per andare al ristorante. Di giorno i vestiti da sci è più piacevole. Non c'è nessuno, la pista. Per essere domenica è vuoto. Magnifique. Ah, adesso sì. Che ci si sente in montagna. Tutto bello innevato, cielo azzurro. E questo qui è il ristorante dove eravamo venuti ieri sera. Mamma mia, che sogno. Forse questo è il paradiso, sì. Come si fa non amare la montagna d'inverno? 5 torri, davvero spettacolare. Poi ci sono tutte le piste, veramente larghe, vuote e praticamente nuove. Adesso ci si diverte. 5 torri. 5 torri, 1, 2, 3, 4, 5, tutte le facciamo, dai. Top number one. Oh, viva la sciistica. Adesso si inizia con la robettina un po' più seria. Sì. Oddio il bambino. Bambini proiettili, bellissimo. Adesso si va ancora più su. Verso i 2400 metri. Seggiovia di coppia, Yak, molto romantico dai, come cosa. Sono un po' emozionata, no, aspetta così. Là. Là, e si gode. Si va su. Questi cumuli di neve sui massi è una sensazione di montagna. L'erba era un po' deprimente. Quando ti trovi di fronte a ste montagne ti senti proprio insignificante. Un puntino di fronte a dei giganti. E guardate quelli che scalano. Giganti di roccia. Porca vacca che panorama. Magico. Bagno con vista. Questa sì che è cortina. Io spero che attraverso questi daily vlog traspaia la mia felicità in questo momento perché... Cioè... E chi è pronto domani a tornare all'università? No. È un crimine. Urlo di battaglia. Zamparino! Bella questa però, questa è bella. Questo è il divertimento, così che ci si diverte. Com'è? Signore qui, eh? Cavolo, la seggiovia si è fermata. Filettina. Zurca bizurca. Bisognerebbe trovare un modo più veloce per salire sulle montagne al posto delle seggiovie. Non ha veramente senso che io domani mattina sarò sotto i banchini dell'università. Non torna.
120 euro di ski pass ben spesi. Orgasmo alpino. Buttiamoci in questo panorama. È uno spettacolo. Wow. Ultimo muretto. E poi si va a magnare. A destra? Tengo la destra. Mi perderò sicuro. Tranquillo. Carina, molto carina questa. I colori di questo cielo mi fanno impazzire. Da me stesso. E anche per stamattina il nostro l'abbiamo fatto. Perciò, Yak, soddisfazione 100, 110 anche oltre. E adesso pranzettino. Una bella pappa in alta quota. Siamo circa 2400 metri qui. E io comunque ho fatto una bella giocata e non so, mi sa che mi sono microfratturato il mignolo. E Jacopo ha registrato tutto. È stato bellissimo, un momento veramente, un momento esagerato, ci siamo casati, c'era gente che ci urlava, ma cincita, bellissimo ragazzi, datelo a vedere. La microfrattura forse ne valsa la pena. Ovviamente finirà nel video. Il nostro obiettivo sarebbe quello di mangiarci un paninozzo in questa terrazzina panoramica. Non capisco perché qui in montagna sbaglio sempre. Cioè il piatto di Yak è molto meglio. Non sei del mestiere, Frank. Non sei del mestiere. Ci vuole esperienza. Cioè cos'è questo tocco di polenta? E niente, qui in montagna va male. Dai, cioè non è che... Costosi e tristi i piatti. Cioè questa qui per me non è una salsiccia. Dai, io voglio quelli col budello. Voglio le salsicce. Buon appetito a tutti. Se non altro è sostanzioso. Zini un po' deluso, ma voi lasciate like e prometto che riporto Zini in montagna e non sbaglierà un piatto. Vi devi consigliare. Andremo a livello altissimo. Lasciate like. Buon appetito a tutti. Ho detto anche io, sono uno di loro. Ma lo sapete che si fa? Si prende un bel painozzo, si apre in due, si smollica un pochino, polentina, e si risolve così. Tac. Adesso sì che merita per il canale. Decisamente più dignitoso. Così molto meglio, direi. Adesso ha tutto senso. Painozzo con la salsiccia in montagna, obbligatorio. Con panorama aggiungerei. Bello il ristorante con vista, però forse un po' freddino da mangiare fuori d'inverno. D'estate deve essere una crema. Adesso ci facciamo le ultime discese e poi il nostro viaggio qui a Cortina si concluderà. Dovremmo salutare questa bellezza infinita. Let's get it. Fa freddino qui, 2400 metri e si sentono. Uno e due. Si va. La fatica si fa sentire. Però godiamoci l'ultima delle ultime piste. Si inizia a sentire la nostalgia, diciamo. Dovrà essere impeccabile questa pista. Veramente tanta tanta roba. È stato un piacere, Cortina. Veramente esperienza spettacolare. Da rifare il prima possibile. Gang gang. E fanno male, ma si gode. Sono dei bei muretti queste piste, eh. Non vorrei più andare via da qui. È stato molto bello. E qui c'è l'erba e la pista. Queste piste un po' più vicino a Cortina, un po' più basse, sono leggermente marce. Molto tristi con la neve artificiale. Sono quasi morto, c'erano buchi nella pista. Però in tutto questo, a esperienza finita, anche se non si sciava da 2-5 anni, ci siamo comportati bene, no? Pensavo molto peggio, ci siamo divertiti, abbastanza sicuri sugli sci, quindi tanta roba. Andare in sci è più o meno come andare in bicicletta. Abbiamo fatto un po' un'esperienza che ci servirà per la prossima volta che verremo a sciare, che perché ieri per carburare ci è voluto, le condizioni non erano al massimo. Oggi molto meglio, il comprensorio molto più divertente col freddo vero, quindi niente, direi che è una buona valutazione. Tanta roba. Sembra tipo MotoGP questo. È stata una gara molto complicata, alla fine ieri nei test non veniva molto bene la cosa. Mi piace sempre fare queste frenate con la neve che parte. È finita. Gambe devastate, ma siamo felicissimi. Da tanto che non facevo un viaggio dove ero così felice. The end. Ciao ciao Cortina. Speriamo di rivederci molto presto. Da rifare a tutti i costi. Prossimo anno. Assolutamente.
Assolutamente. Ormai siamo agli sgoccioli di questo viaggetto. Abbiamo già fatto tutti i bagagli. Adesso torniamo al noleggio a posare gli sci e gli scarponi. E poi salutiamo definitivamente la montagna, che ci ha regalato veramente un bel viaggio con dei signori ricordi. Yak sta facendo le ultime riprese con il suo dronello. E niente, stavo veramente molto molto piacevole. Però prima di salutare definitivamente la montagna, una merendella da fiori. Per concludere in dolcezza, torta del grano saraceno e mini cioccolatina calda. Esattamente così che si conclude un viaggio. Su consiglio di Jacopo, torta al grano saraceno e ribes. Buon appetito a tutti. Bella potente marmellatina di ribes. Pizzicosa. Fatemi sgargarozzare questa cioccolata calda adesso. Come le malghe. È da una vita con la bevo, tipo 12 anni. Ma quanto è buona la pellicolina che si crea sopra. Ma se facessi una roba del genere? Esattamente così che si fa. Vi insegno cose belle. No. Food porn puro di montagna. Lascia fatemela smucinare adesso. Miglior chiusura di questo viaggio. Poesia. È stato un piacere. Adesso abbiamo le energie. Ultimo passo, restituire l'attrezzatura da sci. Da noleggio sci San Vito, che con 2 giorni 60 euro fra sci e scarponi, quindi onesto. Siete stati fedeli destrieri. Ottimi compagni di viaggio. Ciao ragazzi, è stato un piacere. Ciao. Ciao San Vito, ciao Cortina. Let's come back home now. Montagne d'oro. Mi fa strano pensare che stasera sarò a Firenze nella mia cameretta. Yak. È stato un vero piacere. È stato un lusso, super divertente. Un viaggio esagerato, fantastico, e è stato un vero onore. Cavolo. Presentarmi a voi, ragazzi, spero di avervi tenuto compagnia per quanto possibile. Ho fatto senza divertire Frank. Senza dubbio, dai, sono stato stra bene, veramente bella esperienza. Dai, grazie. Poi ovviamente vedrete settimana prossima, ve lo dirò quando uscirà il video di Hack, che secondo state me sintonizzati. Sarà una bomba. Un sacco di belle robette. Pugno Hack. Perché sennò la mano non si muove più. Oh scusa, è vero, mi scusa. E ci rivedremo presto, io e Yak, quindi molto presto, quindi sintonizzati, mi raccomando. Se non siete iscritti, iscrivetevi ragazzi. Dai 50 e 100 un attimo. L'ha detto lui. Ciao a tutti ragazzi.